evento Dire Fare ad Ascoli Piceno, un evento meraviglioso dove tutto l'incasso dell'evento, una sorta di Woodstock dei formatori italiani ad Ascoli Piceno, luogo che ha visto e ha vissuto questo problema del terremoto da agosto, diciamo, ad oggi, inizio 2017, Marcello Mancini ha pensato, ideato di coinvolgere tutti i formatori per fare un super evento al Teatro Ventidio Bassi. L'idea è stata quella di usare dei mattoncini per dare un senso di non solo partecipazione all'evento stesso, una sorta di gadget che è anche simbolico. Questo è molto importante perché il mattone è il mattone che ogni partecipante sta mettendo per costruire questo nuovo futuro a queste popolazioni. Sarebbe stato bello inserire nel mattone non solo il logo dell'evento stesso, ma anche il nome del partecipante. E qui viene in ballo la tecnologia. In questo caso la Verso B l'F300, dove abbiamo posizionato sulla macchina una plancia di 63 elementi, tanti ce ne entravano su questo formato 7x9, che tramite la funzione del dato variabile sono state stampate una per una. Quindi ognuna di questi mattoncini contiene non solo il logo, ma anche il nome personalizzato dell'intervenuto. Come è stato possibile realizzare questo tipo di lavoro? Tramite il software VersaWorks. Sul specifico si prende un singolo file grafico, ok? Dal file grafico andiamo a importare i nominativi divisi in blocchi da 63 in questo caso, e tutti i dati saranno già posizionati all'interno della nostra grafica, in questo caso sia nome che cognome. E quindi abbiamo realizzato in pochissimi secondi la plancia che andrà ad essere inviata in stampa per realizzare quello che è un oggetto unico, un oggetto personalizzato che rappresenta appunto il futuro e l'evoluzione di quella che è la personalizzazione di massa.